Iuola. Puff. Ciao. Ah, è partita in automatico l'intro. Bellissimo come cosa. Spettacolare. Strabello. Allora, aspetta che mi dezoom un attimo. Opla. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, ragazzi. Oh, guardate come siete bene. Ho proprio ricentrato la videocamera. Allora, guardate, proprio è vicinissima. Cioè, io così tocco ormai la camera. Cioè, guardate come si vede bene. Proprio incredibile come roba. Ma allora, questo qui, ragazzi, è la mia scatola, appunto, di Earth Gold e Soul Silver. Nel mio caso, appunto, è Soul Silver. Perché ho detto entrambi? Perché, appunto, per chi non lo sapesse, si potevano acquistare anche in bundle. Ok? Si potevano anche acquistare in bundle dove tu avevi la stessa identica scatola, però era appunto Earth Gold. Ok? Earth Gold che per l'appunto ha un mio amico giù in Sicilia, come vi ho detto tempo fa. L'abbiamo comprato in bundle, mi ricordo ancora quando quella sera ho rotto le palle a mio padre per dire ci puoi comprare a me e ad Emilio, si chiamava il mio amico, il bundle di più perché... E abbiamo anche le statuette. Eccole. Io ho le due statuette originali ancora. Hanno non so quanti anni. Tanti. Ma quando è che è uscito questo qui? Quando è uscito, ragazzi? Non mi ricordo. 2010. Dovrebbe essere. Hanno 14 anni, appunto. Hanno 14 anni queste due statuette. Io ho queste due. Il mio amico invece c'ha Ho-Ho a casa sua. Penso ancora, non lo so. Può essere anche che avrà buttato tutto. Fatto sta, ci stiamo ricollegando al vecchio episodio di Retro Rewind. Perché sono passati ben 6 mesi da... è passato un po' di tempo, lo so, scusate. Però sono arrivate... Le batterie, non ci hanno messo 6 mesi, ragazzi. In realtà queste batterie le ho comprate io 2 giorni dopo che appunto ho fatto il 16, 17, 18 aprile le prime episodi di Retro Rewind. Questo qua è uno spin-off dove vediamo se il Pokéwalker all'interno funziona. Perché purtroppo avevo una batteria sbagliata e quindi l'ho presa. Nel retto. Naturalmente faccio vedere ancora a tutti io quanto sono maniacale con le scatole. C'ho tutti ancora i vecchi imballaggi. E la cosa bella è che adesso, ragazzi, c'è appunto un bellissimo sub goal. Che mancano poche sub, 27. Ci si può arrivare. Dove si potrebbe fare poi l'episodio di Retro Rewind sulla mia PlayStation 1. Che eccola qua. Quindi potremo fare il secondo episodio di Retro Rewind con la mia PlayStation 1. E vi mostro poi tutti i giochini belli che ho. Olè, un attimo l'ho riposata. Lo fa attenzione perché... Ok. Bene. Ragazzi, ecco qua il Pokéwalker. Allora, per chi non lo sapesse, che cos'è il Pokéwalker? Era questo aggeggino infrarossi che tu potevi appunto mandare, penso, tramite infrarossi o il Bluetooth o il Nintendo Wi-Fi, una roba simile, insomma, un collegamento wireless. Il tuo Pokémon dalla cartuccia, in questo caso di, nel mio caso di Soul Silver, all'interno del Pokéwalker potete portarci un Pokémon e questo Pokémon vedete che c'ha appunto, vedete qui che c'ha questo attacchino qua che facevi, track, lo attaccavi di lato, ok? Perfetto. E perdevi tipo 5-6 punti etero, però ti portavi a giro il tuo Pokémon. E cosa succedeva? Che a ogni tot passi il tuo Pokémon saliva di esperienza. Salendo di esperienza, era carino il fatto che potevi appunto
giochicchiare. Cioè, tipo un Tamagotchi, se mi ricordo bene. Poi comunque lo porta via a spasso. Addirittura il Pokémon poteva trovare oggetti. Ora non so, può essere che c'è la memoria offuscata. Infatti lo scopriremo adesso. E direi che ci appropinquiamo ad aprirlo. Qua ho il mio set di cacciavitini. E vediamo un pochettino che cazzo allora riusciamo a combinare stavolta. Nella speranza che ce la facciamo ad aprirlo. Cioè, nel senso, a farlo funzionare. Ragazzi, se, vi giuro che se la batteria è quella sbagliata, mi metto a piangere. Olè. Ecco, domanda. Ma vi possono piacere video live dove smanettiamo con altre robe così? Quanto l'hai pagato questo? Allora, mi ricordo che al tempo i giochi Pokémon costavano intorno ai 40-50 euro. La combo penso l'abbiamo presa. Ah, c'è lo scontrino! Fermo, aspetta! Aspetta, aspetta, forse è qui lo o qui nell'altro gioco. Io c'ho una... un gioco. E chi c'è ancora lo scontrino dentro? Comunque costava tipo intorno ai 90 euro. La cosa bella è che sapete che sta scatoletta in buone condizioni questi giorni... Guardate, cioè... Io ancora qui non l'ho neanche fatto. Perché non mi interessava avere il Club Nintendo. Quindi è proprio integro al 100%. Neanche il codice preso. Scatole in perfette condizioni. Manuali, ragazzi, nuovi. Tranne per... Guardate qua. Sto pezzettino, sto becchettino qua. Una cosa veramente minuscola. Fa fatica un pochino a mettere a fuoco, vabbè. Però perfetti. Ma i Pokéwalker si può ritrovare su Amazon. È inutile. Lo puoi trovare su eBay, ma senza il gioco non puoi passarti Pokémon né niente. Quindi. E soprattutto non so se ambientiamo le roba che scade. Che ne so? Non saprebbi. Ma è strano che... Boh, pensavo di averci lo scontrino. No, aspetta, lo scontrino mi sa che forse non ce l'ho. Perché l'ho comprato online su GameStop. Online su GameStop. Comunque, raga, preghiamo che la batteria è quella giusta. 2032. 2032. Mamma mia. Puerca la madre di chi mi aveva dato l'altabacchino, la batteria sbagliata. Ma come cazzo l'apro questo? Aspettate, che qui devo fare il lavoro chirurgico. Ma dico io. Sto spaccando la batteria un attimo. Perché ho paura di spaccare la batteria. Ok, fatto. La vera domanda è: ci sarà ancora dentro il mio Pokémon? Penso di averlo perso. Perché naturalmente il Pokémon all'interno vive nella sua memoria fin quando la memoria ha energia. A meno che, se non sbaglio, c'è tipo una mezza tecnologia che anche senza corrente riesce a salvare due dati in croce. Ma ce la faccio a toglierla sta cazzo di cosa? Oh! No, ma ragazzi, ma c'è una pellicola sopra. Ma allora che cazzo mi metti il buco? Ma vaffanculo. Guarda, c'è la pellicola sopra. Impazzisco. Impossibile prendere sta batteria, regà. Non si può prendere sta batteria. Impossibile. Ma chi cazzo l'ha progettato una roba simile? Satana! Everard, ma perché non ti sei preparato prima la batteria a parte? Perché questo è Retro Rewind. Faccio le cose a cazzo, ok? No, raga. Perché, allora, dietro la batteria... Guarda, si vede qua. Dovrebbe avere... Vedete che ci sono dei taglietti? Qua?
Perché dovrebbe farti pop up la batteria, dovrebbe uscirti la batteria. E invece no, perché c'è la plastica dietro. Mamma mia, raga, ma che cazzo è il nitro di cottura? È moscia. Ma scrocchia. Raga, devo prendere la forbice. Mannaggia la buttana, arrivo subito. Io dico, cioè, ma chi cazzo inventa le confezioni che hai bisogno poi della forbice per aprirle? Cioè, io boh. Eccola. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ragazzi. Ti prego. C'è Pokémon dentro! C'è il Pokémon dentro, regà! È un Vileplume! Giusto? È vivo! Dopo 14 anni, questo Pokémon rivede la luce del sole! Fa... Che è successo? Fermi tutti, fatemi chiudere tutto! Ha quello sistema di memoria che anche se la batteria muore... Non perdi il Pokémon! Aspetta, ma fa suoni? Silenzio, silenzio! Raga... Fermi tutti, dobbiamo fare una cosa. Datemi un secondo, devo smontare il microfono, ve lo metto qua sotto in basso. Così sentite meglio i suoni anche voi. Mamma mia, raga. Mamma mia. Aspettate, vi monto al volo il microfono da sotto e via. Scusatemi, stavo bevendo. Porco. Olè. Eccoci, eccoci, eccoci. Allora, ragazzi. Addirittura forse potreste sentirmi leggermente meglio, perché è più vicino il microfono, ok? Basta, basta, basta. Allora, regà, eccolo, eccolo qui. Aspettate che metto il microfono leggermente più vicino, è qua. Ok, c'è. Ma posso tipo zoomare un attimo? No, e non si vede più... No, perde la messa a fuoco. C'è. Regà. Ricerca strumenti. Collegamento. Informazioni. C'è il mio vecchio nome. Assurdo. Silvania. Che cazzo. Regà. Giorni totali 662. No, vabbè. Guardate quanti cazzo di passi ho fatto. In 2 anni, praticamente, ho fatto 844.000 passi. Come giorno meno 3? Morto. Ah, perché teneva soltanto una settimana, sto cesso. Registro! Ah, è un gloom, non Vileplume, scusatemi, sono stupido. Ho una polvocura. Ok. Poi che ci sta? Un'altra polvocura. E la pozione mass. Minchia, questo qui pippava. No, vabbè.
impostazioni, audio e controlli. Ah no, il contrasto. È il contrasto dell'applicazione, cioè dello schermettino. Ma no, raga, che figata! Ma funziona ancora? Là c'è il trick. Praticamente gli sparato un segone. No, raga, patchato. Patchato, hanno fatto l'update. Ci hanno messo Easy Anti-Cheat dentro. Scusatemi, eh. Sto camminando. Otto passi. Otto passi. Ragazzi, 100 sub di botto, faccio 1000 passi in live. No, vabbè. Devastante. Ragazzi, funziona. Funziona. Questo vuol dire che adesso Eh già. Porto la GV che farmi i passi. Sì, sì. E mi porto il mio cazzo di Pokémon. Ma certo. Bellissimo. Allora, Easy, già letto. Aspettate che metto questo un pochettino più così. Tolgo qua le cazzate. Sì, ragazzi, sono già venuto 3 volte sentendo il suono di avvio del Nintendo DS qua, di sai. Allora, vediamo un pochino. Eccoci. Ah! Ma che bella. Smash. Scusate, mi stavo specchiando nel... Mamma mia, ragazzi, ma che cinematica abbiamo qua? No, il Smash. Skip, pass. Ma il team R che sta per... Ok, basta. Raga, tocca per iniziare. Vediamo se riusciamo a passarci sto minchia di Pokémon. Allora, collegamento con i Pokéwalker. Ah, guarda, ci sono totale dei watt. Aspetta che, minchia, la luminosità è turbo forte. Si può regolare la luminosità in qualche modo? Minchia, ma qui c'è una cosa per l'SD card addirittura, appena vista. Non c'è una roba per... Non è... Sì, raga, non era... Lo sapevo che era Rocket. Come cacchio cambia la luminosità? Perché è fortissimo, aspettate. Che il mio gatto. Il mio vecchio gatto. Impostazioni. Era il Nintendo DS che aveva la levetta della luminosità, eh? O era sempre il coso? Luminosità. Metto un attimo bassa così, perché così voi forse riuscite a vedere per bene. Vediamo. Vai. Let's go. E come ogni bambino. Dai che devo giocare. Eccoci. Allora, è fuori fuoco. Ora è a fuoco. È un po' fuori fuoco, vedo, eh. Allora, mamma che... Provo a zoomarvi un attimo.
Oh. Ma tipo se va vicino io la... questa? Così tipo? Ecco. Perfetto. Molto, molto meglio. Collegamento con il Pork Walker. Fa una passeggiata. Torna alla dalla passeggiata. Ricevi un regalo. Ricevi un regalo. No, raga. No, raga. Fritto? Oi? Ma è morto? No! No! Oddio! Sì! Mi sono visto super tondo. Blobbatissimo. Guarda. Ma come batteria? Ma l'ho appena cambiato. No, secondo me bisogna tenerlo premuto. Godo. Godo. Ok, mi era preso un colpo, raga. Collegamento. Vai, fai collegamento. Mi, 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 mi. Non è andato. Non è andato. Non è andato. Collegamento. Oh, ecco, ecco. Madonna. Salvata 5, sono spegnere la console. E che cazzo si fa? Vai. Vediamo. Hai accumulato 3981 watt durante una passeggiata. Sei una passeggiata di ben 14 anni, eh. Due mica sono stato a comprare il latte? No. Metti ciò che hai trovato durante la passeggiata nella borsa. Vabbè, c'ho gli oggetti infiniti, tanto. Ma gli posso... Torno dalla passeggiata. Oh, Cristo, devo di nuovo... Vai. Accoppiati. Sì. Lo sto facendo. Eccolo, eccolo. Ci siamo. C'è anche la canzoncina, raga. Questa roba era una menata assurda. Gloom dorme. Gloom dorme della grossa. Ma che lingua è? Gloom è contento e corre in linea retta senza posa. Ma quando si accorge di aver distanziato Sato, tornerà di corsa. Ma che è sta trollata? Mi fa un po' come di merda poi. Esci. Sul percorso Silvania è finito. A presto per un'altra passeggiata. Ma... che succede? Il Poké Walker reagisce ai watt accumulati. Il Poké Walker ha scoperto un nuovo percorso. Adesso puoi passeggiare sul percorso Grande Foresta. Ma... fa una passeggiata. Ragazzi, che ci mettiamo dentro per la passeggiata? Allora, ho giusto qualche leggendario, eh. Ho giusto qualche, eh. Allora, che ci andiamo a mettere dentro? Ah, ma tipo sto Arceus. Sto Groudon. Sto un Kyogre. Ho un Rayquaza. Ho un Blastoise. Un Giratina. Però non c'è nient'altro nei box, eh. Oddio, i box io no. Uova. Ragazzi, un bellissimo Darkrai livello 3. Bello glitchato.
Oppure un altro Dark Lord di livello 67. Che dite? O un altro Dark Lord di livello 100. O un Typhlosion 50. O un altro Lugia. Un Celebi. Un Mew. No, vabbè. Perché posso metterci più di un Pokémon dentro? Boh, ci sto ficcando il mio dentro. Scegli un percorso per la passeggiata. Quante ne ho sbloccate, raga? Vabbè, raga, confine cielo. Sì. Vai, iniziamo il collegamento. Lo sta sucando. È arrivato. Eccolo. Raga, ma quanto è bello. Peccato che c'è sti graffietti. Non so se riesco a toglierli i graffietti con qualche prodotto antigraffio o quelle robe là che tipo riescono a fissarti i graffi sul vetro, quelle robe là. Però sì, riesco leggermente a togliere, perché questi graffi erano dovuti a delle chiavi, perché sai, capitano, lo mettevi in tasca, ci mettevi per sbaglio le chiavi e si graffiava tutto. Ma se tipo lo scelgo, ma non ci, vabbè, ma non c'è né giroscopio né niente. Cioè poi tu di base col Pokémon che ci potevi fare niente. Se premo tutti i tasti, che succede? Premo tutti i tasti, raga. Niente, pensavo di sbloccare tipo modalità segreta, invece non c'è niente. Ma no, funziona, eh. È andata. Damn, bro. Olè. Eccoci qua. Bellissimo. Ragazzi, per... No, ragazzi, c'è un problema. E ha aumentato... metti a fuoco. Ce la può fare, eh. E ha aumentato di passi senza che io mi muovessi. Era a 8. Come è arrivato a 32? Corre da solo? Vabbè, ma avrà dentro un sensore del cacchio che... Ma lo sminchio un attimo, raga, aspettate. Toh. Vediamo se aumentano. No, non... Come sono aumentati? Beh, simula una camminata. Vediamo. Morto. Non so come ho fatto a farli aumentare, sinceramente. Non... Ma lo turbo flippo. Non lo so. Però mi ricordo che al tempo c'era un trucco per fargli aumentare i passi velocemente, ma... Ma ora, ragazzi, sinceramente non me lo ricordo. Però è bello, c'è il mio Mew dietro. Olè, ho fatto un bat. Devastante. Bene. Allora, ragazzuoli, chi vogliamo vedere dentro questo salvataggio? Che vogliamo fare? Proprio vita. Guarda, è a 43 adesso. Metti a fuoco. Vabbè, raga, ha trollato sta videocamera. Guarda, è a 43. Ma non è che tipo devo fare così. Sì, guarda. Metti a fuoco. Non metto a fuoco, raga. Niente. Dovrei metterla tipo col fuoco fisso, la sta videocamera. 54.
Guarda, guarda che stanno aumentando. E va fuori fuoco. Ma è incredibile come roba. Allora, prima mettevo a fuoco fino a qui. Ecco, guarda, 68. Non penso che faccia da 43 poi a 16. Guarda, guarda, aspetta. Vediamo se aumenta. No, ora non lo me... Ma è intelligente, non capisco. Cioè, quando voglio farvelo vedere non fa. Forse lo vuole piano, aspetta. Devi fare questo andamento avanti e indietro, avanti e indietro, praticamente. Ecco, ecco, guarda! Aumentano! Incredibile, ragazzi, incredibile. Mo l'attacco addosso al gatto. Ha voglia. Sta ancora salendo! 82! Sì, penso che abbia all'interno una specie di accelerometro, una roba simile. Vuoi vedere se lo lancio lontanissimo quanto aumenta di passi? Comunque, ragazzuoli, questo qua è il mio salvataggio di Pikmin, dei bellissimi Pikmin. Ma tipo riesco a tornarmene da qualche parte? Dove me ne posso andare? Ma regà, soltanto Darkrai, ma come cacchio può essere? Perché ho solo Darkrai? Che cosa stavo combinando? Allora. Ma se vedi non so dove cavolo andare. Qua cosa c'è? Di qua dobbiamo andare allora. Ebanopoli! Eccoci. Olè. Allora, non mi dispiacerebbe riuscire a farvi vedere meglio tutto. Purtroppo devo fargli fare crack. E che fatto... Oddio, posso farvi vedere alla fine la parte principalmente quella sopra. Alla fine, aspettate. Ve la sdroppo così. Metti a fuoco, stronzo! Aspetta. Non vuole mettere a fuoco. Forse un po'... No, ma non può essere troppo. Eccoci. Fiorla, grazie mille. Suga. Bro. Olè. Allora, metto qua, metto qua, si vedete per bene. Ma raga, diamo una cura a Darkrai, dai. Sì, sì, sì. Vai. Ah, questo suono. No, comunque... Non so cosa potete controllare, ragazzi, di sto salvataggio. Vabbè, abbiamo sì il box. Ok, ma... Andiamo, sposta Pokémon. Allora, li metto un attimo qua. Allora, questi qua sono Pokémon che dobbiamo vedere, sapete cosa, principalmente? Le informazioni... Ok, allora, vedete questo Gianlu? Praticamente era mio cugino, cioè è mio cugino, uno dei miei cugini, ok? A cui ho fottuto... Questo Rayquaza arriva da Pokémon Smeraldo. E già... Da Pokémon Smeraldo arriva sto Rayquaza. Infatti... Guardate... Natura seria 28 marzo 2008 Hoenn. Da Hoenn. Pokémon Smeraldo.
Ma sto simboletto qua che cos'è? Esperti di Pokémon, cos'è questo simboletto qui, la faccina? Sì, ma potenzialmente avevamo fatto il salvataggio, speedrun, prendevi Pokémon leggendari, li trasferivi. Anzi, no, su Smeraldo no, è duplicato. Su Smeraldo c'è il grandissimo bug della duplicazione del Pokémon grazie alla roba di fare le lotte online, che cacchio era, non mi ricordo. Con l'arena Pokémon, una roba simile. Mi ricordo che dovevi fare... girare il Pokémon, cioè devi mettere i Pokémon nel box in un punto, poi li prendevi, andavi là e poi spegnevi quando spuntava un messaggio, quando facevi la roba della cosa online. Così mi ricordo che era il bug. Non penso io, no, mi sa, forse può essere la roba del Pokerus. Sapete, non mi ricordo. Prof, dove minchia è Prof Oak? Esperto Pokémon. Si chiama Prof Oak, ma... Ehi, anche lui. Oddio. Spazio origine, probabilmente ottenuto a livello 80, abbastanza superficiale. Che significa? Funziona con il gioco, Mattia, con il gioco. Madonna. Oltraggio, giudizio, iperraggio, vampata. Guarda quanti fiocchi. What the fuck? Allora, non mi ricordo veramente cos'è il... Beh, metti a fuoco. Stronzo, comunque. Ok. Non mi ricordo veramente... Sì, vabbè, bello, Prof Fuoco, prende quello risponde in chat, ma non è che risponde a me, che gli chiedo che cazzo è la faccina. Prof, che cos'è la faccina? Beh, andato fuori fuoco. Cos'è la faccina qui? Ma perché non la mette... Ecco. Cosa significa sta faccina? Vediamo, lo scopriremo, ragazzi. Potenzialmente al delay tipo di 60 minuti. Perché, scusami, vediamo, cioè, se li prendo tipo questo, info. Vedete, tipo lui non ce l'ha la faccina. Non ce l'ha. Però arriva sempre da Owen. Come quindi questi qui proprio sono trasferiti da Pokémon, sono proprio originali di Pokémon Smeraldo, anche perché la maggior parte dei miei Pokémon, anche quelli di Perle eccetera, li ho presi, cioè li ho spostati poi in questo gioco. Perché io comunque pian piano mi portavo anche i vecchi Pokémon nei giochi nuovi Pokémon, perché naturalmente, dicevo, quello vecchio chissà quando e se e perché lo dovrò rigiocare, potenzialmente. Capito? Quindi, alla fine, diciamo, li spostavo sempre. Però è strano che questo Rayquaza ha la faccina e gli altri non ce l'hanno. Però vengono dallo stesso posto, eh? Il Kyogre c'ha la faccina. Il Kyogre ce l'ha. Ha la faccina. Ma che cavolo è? Niente, si è scomparso, però. Fino a domanda gli ho fatto.
Non si può sapere. È un mistero, ragazzi. È proprio un mistero. Quello che è andato, non si sa. Ma io sono molto sicuro, dovrebbe essere il fatto che sia guarito dal Pokerus. Vabbè ragazzi, ma trolla. Regà, ma trolla. Regà, ma non c'è la live col volume. Cioè, trolla. Palesemente. Cristo santo. E poi non so, ma... tipo questo qua, info. Vedi, allora. Questo qui è pure tramite scambio, perché c'è la data. Mondo distorto, però probabilmente ottenuto al 47. Raga, ma può essere Giratina? È citato questo. La faccina vuol dire che aveva il Pokerus, ma gli è passato. Abbiamo quindi la conferma. No, raga, ma chi è Alex? Raga, ma io non conosco nessun Alex. Ma chi è? Però, raga, è arrivato da Canto. Raga, Canto nel cos'è? Nel rosso fuoco. Però aspetta. Proprio sul rosso fuoco. E no, non c'è questi. No, ma non c'è questi starter sul rosso fuoco. Allora, è anche vero che in realtà. E no, non può essere neanche da questo gioco, però. Perché è uscito nel 2010, se non erro. Qua c'è scritto 2008. Prof, Canto in che gioco era? Vecchio di Pokémon. Perché non ricordo. Minchia, c'ho ancora il vizio di mettere sto cosetto in bocca, raga. Madonna quanto è sporco, che schifo. Avrò preso almeno 7 malattie. Domani mi sveglio palermitano. Aspettiamo adesso 20 minuti. Vabbè ragazzi, si sta trollando, prof, praticamente. Dai, c'è la tipa a casa potenzialmente. Tra una botta e cosa mi risponde, non lo so. Ah, stai in chiamata. E allora, raga. Raga, allora, scusatemi, Canto Pokémon, perché non mi ricordo. Vabbè, no, è Pokémon rosso. No, può essere certo che... può essere rosso fuoco, verde foglia. Non vorrei, ragazzi, aspetta. E certo. Sono stupido. Arriva da qui. Arriva da questo gioco, mi sa. Dal mio verde foglia. Ecco. Ecco da dove arriva. Però perché ha... ma che cazzo si è chiamato Alex? Ma non mi sembra strano sto Alex. Allora, aspetta. No, perché non c'è neanche nessun cugino che si chiama Alessandro o altro. E chi cazzo è Alex?
Regà, Canto 2010, arrivato al 61. Alex, chi è Alex? Chi cacchio è Alex? Alessia, forse, ma non conosciamo femmine io a quell'età, raga, ma dove e quando? Col binocolo. Ma al tempo mia sorella ci aveva un anno, nel 2010, mia sorella è 2009, ragazzi. Chi è Alex? Questo è mio. Ok. Boh. Peccato che non c'è uno storico, mi sa. Non c'è appunto una sorta di storico. Vabbè, questo qui, regà, al 51 è turbocittato, per forza. Torre occulta, ottenuta al 50. Oddio, ma si ottenevano al 50 questi, no? Alex è uno dei nomi che ti dà di default il gioco. Eri così pigro che hai preso un nome... No, ma non penso! Allora, vi dico. Io avevo, ragazzi, 5 cugini, diciamo. Uno di primo grado e 4 di secondo grado, ok? Questi 4 di secondo grado, uno è Gianlu, sarebbe Gianluca, ok? Fratello dell'altro mio cugino, perché non avevo fratello e fratelli, erano due coppie di fratelli, ok? Però, no, perché Gianlu fa parte dell'altra coppia che non è di Smeraldo, però. Vi spiego. Questi miei cugini avevano comunque diversi giochi, ok? Potenzialmente ce l'avevano anche uguali. Però, c'è il Smeraldo, da dove io ho preso questi Pokémon. Oddio, ho capito! Allora, io praticamente, vi spiego il contesto. Io avevo più contatti con una coppia di questi miei due cugini, Vincenzo e Lorenzo, ok? Che sono fratelli. Poi c'era Gianluca e... non mi ricordo come si chiamava l'altro, sinceramente, ragazzi, perché preferirei capire quanto tempo c'ho per secondo grado, non li vedevo mai, ok? Saranno almeno 20 anni, 15 anni che non li vedo, ok? Passavo più tempo appunto con Vincenzo e Lorenzo, ok? Con cui ho scambio di Pokémon. Ma per farvi capire il giro, ragazzi, questo Pokémon qui, tipo questo Rayquaza, è Gianlu di Gianluca, che è della seconda coppia di cugini. Ok? No, si chiama pure Vincenzo l'altro mio cugino, ecco perché non me lo ricordavo. Ragazzi, diciamo che è un pochino disastrata la situazione, ecco per quello, Quindi, io ancora mi ricordo che era tipo un periodo di festa. C'erano loro con i Game Boy, ok? Io non l'avevo ancora i Game Boy, perché ero relativamente un pochino più piccolino. Ma tutti loro quattro ce l'avevano in Game Boy, perché? Perché erano più grandi, tranne Lorenzo che è tipo 2 anni più piccolo di me, ok? Però ce l'aveva anche lui, perché naturalmente avendo il fratello lo prendevano anche al fratellino più piccolo. E loro avevano quell'oggetto che era una palla schiacciata con i cavetti per fare le connessioni a quattro con i Game Boy. Mi ricordo benissimo questa cosa. Quindi... questo Rayquaza, ok, risalente al 2008, dove io però già avevo 12 anni, quindi strange come cosa. E no, ora vi dico perché. E arriva dal gioco
di Gianluca che l'ha passato all'altro gruppo di cugini, Lorenzo e Vincenzo, i quali poi mi hanno alla fine prestato la cartuccia di Smeraldo. E quindi io poi mi sono trasferito i Pokémon da Smeraldo con la duplicazione, bla bla bla, perché volevo anche averli lì. E anche perché non potevi mandarli tipo al contrario, forse. E quindi questo Pokémon è passato in tre proprietari. Da Gianluca a Vincenzo, da Vincenzo a Lorenzo a me, perché Lorenzo mi ha dato la sua cartuccia. Quindi io sono il quarto proprietario. No, non fanno manco parte del lato mio di famiglia, per quello. Per quello li vedevo tipo due volte l'anno. Quindi vedete... Gianluca, Vincenzo, Lorenzo, Salvatore. Devastante. Ora, la cosa che veramente mi rode è che non sono più riuscito a trovare la cartuccia di Smeraldo. Chissà dove minchia è finita quella cartuccia. Chissà. E raga, però devastante come roba. Cioè io ero collegato, perché io ero sempre convinto che questo Pokémon arrivasse dalla cartuccia, perché me li ero trasferiti io dalla cartuccia di Gianluca. Ma in realtà è perché erroneamente pensavo che Gianluca e Lorenzo fossero i fratelli. Invece no, perché sono Lorenzo, Vincenzo, fratelli, cugini con me e cugini di un altro Vincenzo e di Gianluca. Incredibile. Non me lo sono cucinato, no. È un nome che mi ha dato mia madre sin da piccolo. Infatti non venivo mai chiamato Salvatore io. Incredibile, raga. Porca troia, che connessione. Ecco perché allora c'è forse un Alex. Perché forse è uno dei potrebbe essere il salvataggio o di un Vincenzo, dell'altro Vincenzo, o di Lorenzo. Uno di loro, capito? Che forse hanno fatto il gioco senza mettere il loro nome. Ecco perché. Ecco perché. Porca puttana. Ora ho capito tutto. Ora io mi ricordo benissimo che il mio Nintendo DS sta chissà dove, con dentro la cartuccia di Smeraldo, perché poi io ci giocavo da Smeraldo. Perché purtroppo nel mio Game Boy, questo qua, ok, che poi alla fine ha fatto la guerra, a parte gli manca la batteria, purtroppo detonata, io qua dentro c'ho gli Spastici 4. Cioè no, i Fantastici 4. E che non c'ho Pokémon. Mi sono buttato la videocamera. Quindi, chissà dove cazzo è finito. Perché appunto non c'erano neanche entro le custodie del coso, degli altri giochi, purtroppo. Peccato. Devo provare a ricontattarli, ragazzi. Devo provare a ricontattarli e vedere se riesco a recuperare qualcosa. Perché loro sicuramente avranno, sapete cosa? Guardate questo. Tipo eBay. Sicuramente, aspetta. Game Boy Cable 4. Allora, vi faccio vedere, raga.
Vi faccio proprio vedere. Guardate. Allora, vede questi qua? E tipo, ecco, avevano tipo una roba così. Però loro avevano la... loro avevano la... una palla. Perché mi sa che era forse originale. Aspetta. Game Boy. Game Boy. Cable 4 original. Può essere che la palla che mi ricordo io era questo. Io mi ricordo benissimo che quando si stavano scambiando i Pokémon, eravamo in macchina. Io al centro, sedile posteriore dietro. Destra, sinistra. Posto guidatore, posto altro posto, che è accanto al guidatore. Io c'avevo proprio sta palla, questo coso, messo al centro. Mi dicevano, mi raccomando, non lo toccare, che non fa connessione, che se trasferiamo i Pokémon lo tocchi e salta, perdiamo i Pokémon. E io... No, non è vero. Ma può essere che era questo, boh. Boh, raga, non ricordo. Però sapete che ci... Però me lo ricordo azzurro. Io non so perché me lo ricordo azzurro sto coso. Eccolo! Era tipo... Questo era! Però era fatta a 4 il loro! Così! Era questo! Però mi ricordo che tipo era a 4! Link Cable si chiama! Però potenzialmente sapete che forse era una roba taroccata e non era originale. Può essere, eh? Può essere benissimo come cosa, perché non penso che esista una roba 4. No, non penso che esista sinceramente. Però sì, era quello il senso, raga. Devastante. Devastante, ragazzi. Minchia, quanti ricordi vedendo soltanto due Pokémon in croce. Questo qui è sempre Alex, comunque. Infatti, tipo, scusate, questo qua, info. Canto. Vedi? Sono quindi tutti i Pokémon... Per forza, che sono... Se vi passa dentro la cartuccia di Smeraldo... Anche perché in Smeraldo tu non c'hai questi starter, a Smeraldo non c'è Canto, c'è Owen. E naturalmente non può essere... Del remake di HeartGold o SoulSilver, perché quelli che abbiamo visto prima... sono datati prima dell'uscita del gioco. Incredibile. Minchia, raga, devastante. Ma ragazzi, ve la butto lì. Ve la butto lì. Ma se tipo trovassi delle cartucce vecchie dei vari giochi Pokémon, ok? Prese da Vinted o eBay, quindi usate. Le shoppo e vediamo se c'è il salvataggio e vediamo cosa aveva quella persona come salvataggio. Sarebbe figo. Cioè, capito? Vedi che potenzialmente Pokémon di altri nomi, altre cose.
Vedi che chissà che squadra avevano, che build, che... come erano stati allenati i Pokémon, le varie robe. Che me ne pare tipo come idea? Secondo me è fighissima come cosa. A parte che... andiamo a mettere il mio Mew intanto. Ho tanto due passi. Ora c'è il Mew qua dentro, è bellissimo. Ci può stare. Ci può stare, raga. Bello. Ma ne devi prendere più di uno. Raga. Ma se cerco tipo anche su eBay, per esempio, ora. Cioè, capiamo un attimo, eh. Cioè, se io vado qua su eBay e cerco tipo Pokémon Perla. Raga. Se arrivano delle sub, si possono provare a prendere. Non per la splendente. Madonna, sigillato 400 euro. Se vuoi ti presto Pokémon blu, argento e cristallo. No way. Dovrei resuscitare allora con la batteria del Game Boy. Batteria Game Boy Color. Su che color? No, è l'Advance SP. Eccola qua. Però è mercato che non so. Madonna. E io esco matto per ste robe, raga. No, vabbè, certo non si può fare, ovvio. Ovvio. Ma calcolate che... allora, c'è un oggetto che addirittura è pure legale, diciamo, da come so, che è un oggetto che tu puoi attaccare al computer e puoi attaccarci le cartucce dei Game Boy e giocarci sul PC. Ok? Perché comunque usi la tua cartuccia originale. È vero che c'è l'emulatore sul PC, eccetera. Però, senso. Capito? Cioè, se c'è il Game Boy, c'ho la cartuccia originale, voglio streamarlo, cacchio me ne fotte. Capito? Quindi si può fare. È interessante come roba. Tocca vedere tipo su Vinted, eccetera. Cerchiamo, scusate, eh. Allora, scusate, eh. Giochi Pokémon. Scusami, facciamo Pokémon Perla, per esempio. Ok? Andiamo in asta. Minchia, 40 euro, sparati. Cioè, vedete, tipo, 21 euro... perché sto trattino? Cioè, che roba strana. È per tipo centrare la grafica.
Che roba storta. Perl trattino. Che significa modulo? Bo. Bo bo bo. Vabbè. Ragazzuoli. Niente, eccoci qua. Eccoci qua. Vabbè. Altre cose che posso controllare in questo salvataggio non saprei. Perché alla fine non... non so sinceramente... Cioè alla fine dopo aver visto 4 Pokémon... È vero che... Allora, è un gioco che io l'ho giocato alla fine 70 ore all'incirca. Cioè se vi faccio vedere adesso... Ciao. Vi faccio qua vedere. Allora, se io faccio start... Non funziona start, what the fuck. Vabbè, salva. Vedi? 80 ore alla fine. 80 ore. Boh, salvo qui, raga. Sì, perché poi io comunque ho preso tutte le medaglie, le 16 medaglie del gioco. E... la roba poi di catturare più Pokémon, eccetera, è... Allora, Eve, se ti interessa posso prestarti un Game Boy Color funzionante con i Pokémon detti prima. Sono di Milano, quindi problemi zero per darteli. Ma scusami, Jack, domanda. Sono proprio tuoi che da quando ci giocavi da piccolo? Chiedo, in questo caso, possibilità. E si può fare, cioè non mi dispiacerebbe mostrarli in live. Trinitario accoltellato. Eccoci qua, ragazzi. Finiamo sempre che siamo accoltellati poi alla fine. Una coltella col pennino. Fa zazza. No, la coltello io, la smetto col pennino, dai. Sarebbe figo comunque come cosa. Ragazzuoli. Intanto... questo ormai Retro Rewind finisce qui. Sono immenso da piccolo. Già che per me... se sei nel gruppo Telegram e ci sentiamo là, ci organizziamo con piacere, a dire la verità. Non mi dispiacerebbe. Assolutamente. A me far vedere le cose del passato così, ci passerei le ore. Ma proprio anche a parlarne così, non... Sì, ora la spengo, ragazzi, tranquilli. Facciamo così. E la shottiamo instant. Boom. Incredibles. Mamma mia. Mamma mia. Bello, bello, bello. E a me piace, ragazzi, vedere tutte queste robe qua. Non ci posso fare nulla. Mi piacciono veramente un casino. Ma proprio un botto, un botto, un botto. Aspetta che sposto io qua il monitor. Olè. Ah, non hai messo troppo in avanti. Ecco. Ok, no, non si vede. No, ora tra poco, ragazzi, io vi saluto. Penso che vi saluto tra poco. Perché ve l'ho detto già che oggi durava di meno la live. Sarebbe appunto durata di meno. Avremmo fatto tanto questo spin-off di Retro Rewind. Sì, sì, oggi piccolina, piccolina. Sì, perché dopo ho un paio di... devo fare una chiamatina, devo fare un paio di cosette. Sto un pochino col capo, che in questi giorni sta lavorando anche lei tanto. Quindi non la vedo mai, perché parte la mattina e torna la sera. Io finisco la live e già lei dorme. Quindi, stare anche un pochino insieme. Un'data particolare comunque a questa batteria, e non si vede per bene. Meglio, meglio.
Comunque, Jack, fammi sapere. Fammi sapere che si può fare volendo. E niente. No, ragazzi, non ho più bambine in cantina per ora. Non ce l'ho, no, non ce l'ho. Ormai per ora non ce l'ho. Ma va benissimo, va bene, va bene. Dai. Va bene, va bene. Top. Ma allora, appunto, questo format, Retro Rewind, io ho visto che non siamo tantissimi, ok? Però vi piace come format? Cioè, volete che vediamo altre robe retro, eccetera, vecchie mie o di qualcun altro, ne parliamo, ne facciamo? O non vi fa impazzire come format? Fatemelo capire adesso un attimo in chat, così vedo casomai di poi organizzare quando sarà il prossimo, ecco. Olè, intanto rimetto il Pokéwalker qua dentro, che morirà lentamente. Io ho un Game Boy Micro che non uso, ma io ancora mi ricordo del Game Boy, quello sto qua piccolino. Ce l'aveva un mio vicino di casa. E mi ricordo che mi ha detto: ah, ma sì, l'ho preso a pochissimo, tipo 20 euro, una roba simile. Mi ha detto sto coso, sto cosetto piccolo. E intanto era bellissimo sto coso che te lo porti dietro, piccolissimo. Strabello, veramente. Ma io quasi quasi l'idea di mettere qua un altro Game Boy o qualcos'altro, e c'è lo spazio perfetto per, in realtà, per il mio Nintendo DS, che purtroppo non ho più trovato. Queste qua sono le uniche cose, ragazzi, che si sono salvate. Purtroppo... è andata così. Chissà, magari un giorno spunta mia madre e fa: oh, ma ha trovato sta cosa di plastica, ma che ti serve? Sì, sì. No, ma non è questo che mi hanno fatto piazza pulita. Il fatto è che da piccolo comunque se prendi, lasci il gioco a casa della nonna, la nonna non dice che cazzo è sto coso, lo butto. Può capitare, Come sono sicurissimo che a casa di mia nonna ci sarà chissà sotto quale divano qualche carta di Yu-Gi-Oh, di Pokémon, ci saranno. Come so, sicurissimo. Allora, io prossimo anno che scendo in Sicilia, vedrò se riesco a tornare nella villa di mio zio, pace all'anima sua, dove in realtà con questi miei quattro cugini passavamo l'estate. E io mi ricordo che eravamo nelle stanzette sopra con l'aria condizionata messa a meno 4 gradi a smanettare con i giochi Pokémon, con le carte Pokémon. Io mi ricordo ancora, c'era sto salotto gigante, ok, dove abbiamo fatto anche un Natale e tutto. Le carte Pokémon, quelle vecchie, raga, a terra, sparse. Quindi potenzialmente sotto qualche divano lì può esserci pure un Charizard distrutto dalla vita. Ma c'è, sono sicuro. Perché è una casa e poi quella lì si è persa poi, ecco, diciamo, col tempo. Diciamo, a me non è in ottimo stato, perché è una villa al mare. E quindi là, raga, cioè, ci vanno le persone una volta l'anno. E è andata ormai, capito? Però, porca puttana, sicuramente. Ma chissà che... mamma mia, non la voglio... non... io ho anche un Nintendo DSi. Ma... diciamo ormai chi più o meno ha quasi una ventina d'anni ce l'ha per forza ancora un Nintendo DS o DSi, eccetera, per chi bazzicava con queste cose. Chi è un po' più piccolo è perché o già da piccolo si interessava o perché l'avevo ceduto grazie al cugino o al fratello. E comunque, ragazzi, Nintendo DS è uscito nel 2006, se non sbaglio. Anzi, no, 2005 Nintendo DS.
Perché il Nintendo DS che dico io, raga, sarebbe Nintendo DS Lite. Perché il Nintendo DS era quello grosso, spesso così. Era mattone, era bruttissimo. Era una delle console più brutte di sempre. Che ce l'aveva poi quando mi sono trasferito con mia madre. Il mio vicino di casa sopra. Che c'era sto schermo che andava a puttane. O anche Sega Mega Saturn e la Super Nintendo. Madonna, Jack. Anche se era roba da esporre, veramente. Io ce l'ho quel mattone. Ecco, prof, lanciala a qualcuno. Facci una rapina. Vabbè, Nintendo DS Lite rosso, ragazzi. Sì, l'ho detto, è quello da Ricconi. Il primo DS, il... No, sì, vabbè, sì, in ordine si sarebbe il primo DS, il DS Lite, il DSi e il DS XL, sì. E poi si è andata con la i 3DS. Poi hanno fatto una console bruttissima, tipo, cos'era il Nintendo, il 2DS, che cazzo era, quel quadrato, bruttissimo. Comunque, ragazzuoli, io vi saluto, a questo punto vi ringrazio per la compagnia, per il feedback, per la chiacchierata. Noi ci becchiamo, domani sera cosa c'è in schedule? Non lo ricordo, lo scopriremo. Ragazzi, un esclamativo bye bye, ci si becca allora domani, e non so se riusciranno video sta settimanella, forse qualcosa su Emerald. Sto anche progettando che forse farò anche le live sul canale Emerald quando facciamo la create. Sto pensando un paio di cosette, ok?